Ci siamo conosciuti lavorando in televisione, io facevo la stagista all'allora Telepiù. I menù di Benedetta me li chiedono tutti, il programma che facevo alla 7, e io vorrei tantissimo rifarlo, vorrei veramente tantissimo rifarlo perché me lo chiedono tutti. Vado? Ehi, muti! Qualche volta, non spesso. Lo apro. Ta-da-da. Età, ahimè, i personaggi così che sono sui giornali, eccetera, la prima cosa nella didascalia, sempre, pam, l'età. Però io sono abbastanza soddisfatta, perché se uno li ha vissuti bene i suoi anni, e sono 46, è anche contento di portarseli, di sfoggiarli, figli. Guarda, stanno tenendo già una loro notorietà, perché guarda, tipo su Instagram, Eleonora e Matilde hanno un sacco di follower, anche più di 10.000 follower. Matilde ha 16 anni, Eleonora ne ha 14 e Diego ne ha 9. Instagram, è un gran divertimento, è un linguaggio che mi avvicina ai miei figli, è bello perché puoi veramente mostrare come sei senza filtri. Marito, Fabio Caressa. Ci siamo conosciuti lavorando in televisione, io facevo la stagista all'allora Telepiù e da lì ci siamo innamorati, siamo sposati, quest'anno sono 20 anni che siamo sposati. Forse il segreto è non frequentare il mondo dello spettacolo. Cristina Parodi. Eccola qui, la mia sorellina. L'anno scorso eravamo tanto insieme perché abbiamo fatto un programma insieme, quest'anno invece ognuno fa la sua strada. Lei è la mia sorella maggiore, quindi la sorella saggia, io sono quella più piccolina, però poi io sono più casalinga, sono più materna in certe cose, quindi in alcune cose magari la consiglio io e in altre mi consiglia lei, ci compensiamo. Matrimonio. Il nostro matrimonio è stato bellissimo, il giorno più bello della mia vita. Mi ricordo che sono arrivata in chiesa, avevo un'ansia, non sapevo neanche più che cosa stavo facendo. Poi ho visto Fabio che era lì che mi aspettava all'altare e boom, ho capito tutto, ho detto va bene, è giusto. Allora, in cucina io passo la maggior parte del tempo della mia vita e me la sono costruita proprio come piace a me, con due poltrone, due forni, un sacco di spazio e il bello è che vengono tutti in cucina. Vlog. Questa è una nota dolente perché tutto quello che c'è in rete e che mi riguarda è fake, perché io non ho nulla di mio e mi dispiace, è uno spazio che non mi sono conquistata negli anni ma che ho intenzione di recuperare. Vestiti di Bake Off. Beh, allora innanzitutto devo ringraziare Manuela Suma, che è la mia stylist. In base al tendone, che ogni anno ha un mood particolare, cerchiamo anche l'abbigliamento giusto. Nuovo taglio di capelli. Ebbene sì, questo è successo già da un bel po' di mesi. È stato un giorno, cioè sono uscita di casa, pam! Me li ero tagliati proprio corti, eh. È stato un po' uno shock anche per me. Ah, tatuaggi, davvero? È l'unico che ho, questo tatuaggio qua. E per me questa non è solo una forchetta, ma è anche una bacchetta magica, no? Per quello l'ho voluta fare così, o uno scettro. A studio aperto. Studio aperto sono tantissimi anni della mia vita, 15 credo, di telegiornale e che mi hanno poi aperto le porte verso la mia nuova carriera. Domenica In. Domenica In è stata un'esperienza tosta, che speravo sarebbe stata una bellissima avventura con mia sorella, invece è iniziata male ed è finita peggio. Quindi me la sono messa alle spalle e vado avanti, insomma. Chiudiamola lì, che è meglio. I menù di Benedetta. I menù di Benedetta me li chiedono tutti. Il programma che facevo alla 7, che adesso va in onda alla 7D, e la gente continua a guardarlo da morire e io vorrei tantissimo rifarlo, vorrei veramente tantissimo rifarlo perché me lo chiedono tutti. Chi lo sa, magari un giorno ci riuscirò, anzi, lancio proprio un appello. A pranzo da me. Beh, A pranzo da me è il mio nuovo libro, ma è anche un po' il mio motto, perché io invito sempre tutti a casa mia, a pranzo, a cena, a merenda, c'è sempre gente, non mi faccio scoraggiare, mi piace cucinare e quindi A pranzo da me, ecco, diciamo che non è solo un libro, ma è un po' uno stile di vita.
Vabbè, meno male. Beh, ve l'ho detto, però di ricette lo googolo sempre anch'io, perché voi dovete sapere che quando io voglio fare una mia ricetta raramente riesco a trovare, ah, era sul terzo libro, sul quarto libro, eccetera. Allora metto Benedetta Parodi di ricette e poi vado a cercarlo. Purtroppo sono tutti siti che non sono i miei, infatti magari le ricette non sono neanche tanto precise. Primi piatti. Ah, avrei detto più dolci che primi piatti. Penso di aver cucinato tipo 2000 ricette. Quindi pensa quanti primi piatti escono Benedetta Parodi. Ecco qui, dolci facili, cioè non quelli di Bake Off, però posso dire che i dolci facili sono anche più buoni, cioè le torte semplici sono quelle che mangi con più gusto, quindi viva i dolci facili di Benedetta Parodi. Ricetta di Natale. Secondo me ricetta di Natale, Benedetta Parodi, il tacchino ripieno. Qui c'è il mio cane che intanto sta sbranando. Salvacena, quanto mi divertivo a fare i salvacena, erano il finale dei menù di Benedetta. Io in 8 minuti dovevo fare delle ricette, anche complicate, e avevo il countdown. È incinta. Di una cosa potete stare sicuri, figli, basta. Dove vive? A Milano. Perché cosa gliene frega la gente di dove vivo? Dove è nata? Sono nata ad Alessandria. A tutti i lettori di Fanpage un saluto, un bacio e buon appetito.